A te, a tutti ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, e ne chiedo veramente pochissimo e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa abbiamo alla fine continuato il nostro viaggio, che però è appena iniziato. In effetti, ci ricordiamo che Kratos e Atreus devono dirigersi verso la montagna per poter poi portare appunto lì le ceneri della compagna di Kratos. Nel frattempo abbiamo conosciuto un nuovo personaggio che si chiama Brock, che a quanto pare è uno dei creatori assieme a suo fratello dell'ascia leviatano di Kratos. Quindi abbiamo scoperto che possiamo migliorare il suo equipaggiamento per far sì che appunto anche le sue statistiche aumentino. In più possiamo anche sbloccare nuove abilità. L'ultima volta ci eravamo salutati qui, dopo che per l'ennesima volta appunto abbiamo visto che Kratos, ragazzi, non riesce a sciogliersi con suo figlio. Però, come giustamente anche qualcuno di voi mi ha suggerito nei commenti, probabilmente lui vuole il meglio per Atreus, forse non riesce a dimostrarlo nel migliore dei modi, ma non vuole che appunto suo figlio ripeta i suoi stessi errori per quanto riguarda appunto tipo la rabbia e cose del genere. Quindi va bene, dai, andiamo avanti, vediamo dove ci porterà ancora questo viaggio. Che cos'è? Ehi. Guarda, ci sono delle rune sul lato. Ok, aspettami un attimo. Minchia, è bellissimo sto posto. Wow, incominciamo alla grande questo nuovo episodio. Cosa dice? Che spettacolo. In due, in tre o come siamo, sentirci soli non possiamo. Un enigma? Ci sarà un indizio. Ok, in due, in tre o come siamo. Vabbè, ci sarà un indizio appunto da qualche parte. Allora, guardiamoci intorno, ragazzi. Quello che appunto mi avete sembra anche suggerito è di esplorare per bene tutti gli ambienti in cui mi ritrovo. Ok, quegli anelli devono girare e questo ok, ma come li facciamo girare? Non di certo con Leviatano, quindi magari dovremo trovare qualcosa che li fa girare. Proviamo a vedere un po', ragazzi, cosa c'è qua intorno. Tipo salendo qua sopra, no? Ah, ecco, vedete, vedete? Ok. Vediamo cosa succede. Torna sì. Ah, guarda, c'è una roba. Oh, ci sono vari ingranaggi là dentro che si possono bloccare. Ok, quindi bisogna allinearli in qualche modo, mi sembra di capire. Allora, vediamo ragazzi se riusciamo a bloccare pure gli altri ingranaggi, perché finora ho provato soltanto con quello là in fondo. Ma ce ne dovrebbe essere un altro, esatto, proprio qua, vedete? Esattamente. Il punto è riuscire a capire come vanno incastrate. Oh, ci sono quasi, ragazzi, ci sono quasi. Manca soltanto quello di fuori, cioè l'anello più esterno. Ci siamo. Ci siamo? Non ci siamo, mi sa che ha detto, giusto? E infatti non va così, mi sa che è proprio al contrario, ragazzi. Allora, aspettate, vediamo di ribloccare di nuovo questo ingranaggio. Certo, sempre se riesco a beccarlo, perché come sempre la mia mira mi precede. Allora, proviamo così al contrario, così dovrebbe essere giusto, ragazzi. Ecco fatto. Sì! Ce l'abbiamo fatta! Che dice? Ragazzo, cosa dicono le rune? Oh, dicono famiglia. Non è un indizio, è la risposta. Sentirci soli non possiamo, no? Beh, di regola... Traccia le rune nella sabbia con il pugnale. Di regola, davvero? In famiglia così dovrebbe essere. Che poi ci sono famiglie che ti fanno sentire comunque solo, un altro paio di maniche. Che spettacolo. Wow! Minchia! Adesso mi guardano, se è stato inquietantissimo ma affascinantissimo allo stesso tempo. Andiamo, Atreus, che spettacolo! Davvero fantastico, ragazzi. Brock, allora. Mi piace, però mi piace di più andare via da qui. Andiamo avanti ora. Sì, aspettami un attimo, figliolo. Figliolo! Oh, e questo è una runa, anche questa. Allora, quello che mi avete detto, ragazzi, è che ci sono dei forzieri che hanno i sigilli a tempo, tra virgolette, e altri forzieri che non li hanno, quelli che ho incontrato fino ad ora, credo.
Qua che cosa c'è? Bella scoperta. Oh, ho trovato un'altra maschera incredibile. Che carina, davvero molto molto carina. Ma ste rune significano qualcosa o sono sparse qui completamente a caso? Non lo so, vabbè. Comunque, proviamo a procedere. E vediamo che cosa incontriamo, ragazzi. Non si sa mai cosa possiamo incrociare sul nostro cammino, giusto? Che fai, figliolo? Ti ci pulisci le unghie, che schifo. Non te l'ha dato per quello tua madre. Sono un po' di rispetto, che diamine. Il nero sotto le unghie, anche no. Ragazzo, queste tracce. Che animale è? Un cinghiale? Forse, lo troverò. Vai. Vai a caccia con Atreus. Per un guerriero è importante essere sempre al massimo. Va bene, ok, così, completamente a caso. È arrivato il momento di andare a caccia, ma va bene. Molto bene, davvero. Davvero. Benissimo, caro. Benissimo. E vai. Mi mancava uno di sti gigantoni. A non ci provare. Atreus. Atreus, fai qualcosa. Oh, boom, bitch. Minchia. Non è stato il colpo, ma la puzza dei tuoi piedi a farmi barcollare, Dio santissimo. Fallo fuori, ragazzo, fallo fuori. Bravo, bravo, bravo. Sono molto fiera del mio ragazzo. Dai un'altra volta. Oh, shit. Non mi colpirai con quello. Oddio, sì, mi colpirà con quello. Allora, volevo provare, ragazzi, una delle mie nuove abilità. Vediamo. Ok, oh, ai. Mi sa che non era il momento per provarla. Mi sa proprio di no. Oh, shit, via. Forza, ragazzo. Dopo la mia... Vai, vai, ragazzo, vai. Oh, oh, altri rompiscatole. Ecco, ci penso io direttamente. Addio, addio. Con calma, sempre con calma. Oh, ma chi è? Ragazzo. Vabbè, niente, faccio io, non ti preoccuparti. Stai a fare un casino della miseria. Ma proprio della miseria. Sei fastidiosissimo, Dio santo. Fate attenzione, arriva. Oddio, è infuriatissimo. Vabbè, però, se ci mettete pure voi. Non vedete che ho già i guai grossi come, non lo so, come una cattedrale, Dio santissimo. Grosso è grosso, quindi i guai sono altrettanto grossi. Forza, 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 forza. E dai, L'hai preso, credo. È fatta. Dovrei ridere, ragazzo. Hai visto che cosa gli ho fatto? Wow. Ah, questa abilità usando punti esperienza. Nuovo bestiario. C'è un nuovo elemento nel bestiario. Ombra. Una volta erano predoni umani, ma ora che hanno abbracciato la via del bla bla bla, possono lanciare incantesimi da una distanza. Ma ne sono accorta. Le mie chiappe soprattutto. Scusa raccolto in cutine di Ivaldi. Attacco runico pesante. Un devastante attacco ad aria che congela tutti i nemici nella giora esplosione. Mi piace. Quindi possiamo aggiungere una attacco runico pesante. Eccolo qua, vedete? Queste sono le due rune. Quindi vale sia per l'attacco leggero che per quello pesante, praticamente. Per fare questo attacco runico, L1 più R2. Mi devo ricordare, ragazzi, di averceli pure questi attacchi runici, perché non li sto praticamente usando. Allora, acciaio e argent. Quanto argent? Mo, ragazzo, mi devi un attimo aspettare, perché qua intorno ci si può trovare di sicuro qualcosa di utile. Tipo qua dentro, che cosa c'è? Argent, va benissimo. Da qua siamo arrivati. Quindi prima di andare dritto, pudrit, fammi guardare qua intorno. Ah, è importante, ragazzi, è importante. Questo te lo devi mettere in mente, va bene? Qua dietro? Oh, non lo posso spaccare, che ingiustizia. Oh, com'è che c'è? Ragazzo, ti posso far salire, eh? Posso farlo salire? Oh, certo che posso. Ossia, butta giù quella catena, figliuolo. Forza, fai salire il tuo vecchio. Oh, mi hai chiamato per caso vecchio? No, papà, ti ci sei chiamato da solo. Oh, cavolo. Saliamo e vediamo cosa c'è qua sopra. What the fuck? Ragazzo, what is qua. This?
Ah, interessante. Forse dovrei appuntarmi. Ci dici anche a noi che cosa c'era scritto? Appunti aggiunti, vediamo un po'. Trova qui a una preghiera a Odino. Trova qui il nostro sacrificio, potente padre di tutti, e libera Midgard dalla caccia selvaggia di Hel. Saggio Odino, il cui respiro diede vita ad Ask ed Embla, antenati del nostro popolo. Manda le Valchirie a condurre i defunti al Valhalla. Lascia che i tuoi nobili figli Thor e Baldur ci proteggano. Fa che i draghi divorino la gelida orda. Salva le nostre anime, così che potremo servirti in eterno. Pare che Odino non avesse capito, o forse non gliene importava nulla. Secondo me, il mio modesto parere, è più la seconda, se la vogliamo dire tutta, eh. Allora, qua ci siamo appena stati. Qua qui c'è uno di quei pozzieri. Le rune indicano le tre Nornane. Nornane? I fati. I fati non portano niente di buono. Allora, okay. Mi avete anche detto che non serve un ordine preciso, nel senso non bisogna per forza spaccare i sigilli in quell'ordine lì, basta spaccarli. Fatto sta che questo non mi sembra che si rompa, e quindi questo è uno di quelli a tempo, va benissimo. Il problema è trovare le altre due. Eccone un'altra, la vedo, suona ancora. Ok, uno, due. Dove sarà mai la terza? La vedo, aspetta, forse l'ho vista. Eccola là, non farò mai in tempo, sono arrivato troppo in ritardo. E infatti, va bene, per adesso so dove sono le altre due, quindi correndo come un disperato dovrei riuscire a suonarle tutte e tre. Vediamo ragazzi, vediamo. Yes! Yeah! Un altro forziere, che cosa mi regala di bello? Cosa sarà? Una mela! Ha raccolto tre delle tre mele di Idun necessarie per aumentare la vita massima! Adoro, vita massima aumentata. Grazie, ammappete. Che super potenziamento, ragazzi. Dai, almeno una cosa positiva. Bellissimo, bellissimo, adoro. Allora, questa altra gemma. Io penso e spero, ragazzi, di aver guardato dappertutto. Forse qua no. Vediamo un po' che mi sono persa. Questo è argent. Possiamo ancora salire? Mi sa proprio di no. Più in alto di così non posso andare. A meno che non sia diventata imbecille io, il che potrebbe essere anche molto probabile. Quindi credo, figliuolo, che adesso possiamo andare. Credo e spero di aver trovato tutto. Questo povero uomo che cosa custodiva? Argent. Va bene, gemme per la vita, ragazzi, che attualmente non mi servono una mazza. Ragazzo, perché sento appena il tuo animale. Sarà davvero un cinghiale? È lì che grugnisce, lo sento. Stai pronto, ragazzo? Non fare lo sbruffoncello, eh? Eccolo là. Tira. Pronti? Quando sei pronto. E tendilo fino al petto. Il cinghiale ha la pelle spessa. Spessa e dura. Tieni premuto per stabilizzare la mira. E niente. Ma l'avevo colpito, no? Sembra che la freccia sia rimbalzata. Non sembra, è rimbalzata. Sarà un cinghiale magico. Tu che ne dici? È il cinghiale più strano che abbia mai visto. Allora inseguilo. Ok. Beh, non sembra. È rimbalzata la freccia, non l'ha praticamente scalfito. Quindi direi che è il caso di... Stai pronto. Indagare. Di nuovo loro. Qualcos'altro. Qualcuno di voi mi ha parlato pure di questi corvi, ragazzi. Io in effetti non... Gli occhi di Odino. Uno di 51. Beh, ormai li ho persi gli altri. Elimina le spie alate di Odino. Quindi Odino ci osserva. Il dio corvo ha occhi e orecchie dappertutto. Beh, ormai, purtroppo, ragazzi, quelli che ho lasciato indietro li ho lasciati indietro. Dovete sapere, ragazzi, cioè chi mi conosce da un po' di tempo lo sa, che io non sono completista e robe del genere. Preferisco concentrarmi sulla storia. A maggior ragione, ragazzi, quando faccio delle serie non posso troppo stare troppo appresso ai collezionabili e robe simili. Se me ne dovessi accorgere, ovviamente, volentieri. Quindi, dove sarà mai andato? Andato. Il cinghialone. Cos'è successo qui, tra l'altro? Oh mio Dio. Ci sono quelle strane cose morte. Quelle strane cose morte. Sì, li vedo infatti. Mamma mia, ma cos'è successo qua?
C'è stata una mattanza, ragazzi. Cioè, vi dovete dare una calmata. Oh, entro e me lo prendo. Anche qui c'è un droghe. Devono aver combattuto. Beh, la scena sembrerebbe raccontarci proprio questo, ragazzi. Che è successo un delirio qua, veramente un delirio. Altro argent. Dentro questi vasi non c'è una mazza. Oddio. Molto interessante. Direi non adatto a un bambino, ma visto che sei il figlio di Kratos, penso che tu sia più che pronto per vedere queste cose. Qui. Oh, un'altra maschera magica. Adoro. Qua non c'è più niente. Qua non c'è più niente. Atreus, non ti allontanare dal tuo papi. Non pensavo di demolirla. Non so controllare la mia forza, ma tu guarda. Ragazzo, non ti allontanare, perché se qualcuno ti fa male, poi io ti do il resto. E te lo sto appena dicendo, porca miseria. Mamma mia. Mi devi stare incollato ai peli del culo. Capito? Perché se qualcuno ti fa del male dopo che l'ho ammazzato a mani nude, a te te do il resto. È chiaro? Aspetta, che cavolo, altro argent. Oltre la colonna, ammazza, chi ci passa qua sotto? Ma lui può... Ah, ecco. Facilmente sollevarla, perché volete che sia. Leggero come uno stuzzicadenti. Lo so. Un gomito alto, mano ferma, rilassati. Preciso e senza fretta. Preciso. Sì. Non lo perdere. Ok. Stavolta. Oh, che ti è accaduto? Figliuolo. È un ragazzino. Ci sta, ci sta. Era entusiasta, insomma, per essere riuscito a colpire quel povero cinghiale. Ma ti ho detto un attimo, fagli non allontanarti. Trova Atreus. Ah! Ma perché sembra che c'è il sesto senso? Queste cose, dove è andato adesso? Ragazzo? Ehi! Figliuolo! Oh! Dove sei? Presto, padre! Ma che cavolo? Ma what the fuck? Ah, forse è andato di qua, fermi. Atreus! Ma che sta succedendo? Mi puzza troppo sta cosa. Atreus! Sta rallentando! È di qua. Seguiamo la voce. Maledizione. Aspettami! Oddio, mi sta pia l'ansia, ragazzi. Veramente mi sta pia l'ansia. Atreus! Atreus! Ma che cavolo. Non mi ha risposto. Proviamo di qua. Figliuolo! Atreus! Chi è? Oddio, perché è andato da solo? Non sapevamo che fosse tu. No, è solo mio amico. Il ragazzo seguiva un mio ordine. Allora, dai una mano. Tieni premuto qui. Tieni, ho detto, perde sangue. È l'ultimo esemplare del regno e voi lo abbattete. È stato per farlo. Pratica di Dio. Pratica di Dio. Mi dispiace tanto. Tieni ben premuto. È colpa mia. Dovevo tenerlo d'occhio. Morirà. Non lo permetterò. Tu, la freccia ha danneggiato un'arteria. Trova le estremità e tienile strette. Ok. A sinistra, afferra e stringi. Ok. Tieni premuto. Ora a destra, premuto. Stringi forte. Così, ora uniscile e allineale. Ok. Sonna. Foca. Com'è bella sta tipa. Io non posso curarlo qui. La mia casa è là, dietro quegli alberi. Ce lo porteresti tu. Certo. Non deve morire. Ok, cioè io sono d'accordissimo. Sembra stabile e calmo per ora. Greida. Di qua. Wow.
Ok, abbiamo conosciuto un nuovo personaggio, ragazzi. Mazza come pesa, però poverino. Vabbè, dai, vedremo. Speriamo lo possa curare. L'ha fatto mia madre, per quando crescevo. Non ti ho mai visto qui. Le mancherà molto non averti a casa. Lei è morta. La portiamo sul monte più alto dei regni. Cosa? L'ho chiesto lei. Ehi. Mi dispiace tanto. Forse non è bene che magari gli estranei sappiano cosa stiamo per fare, cosa stiamo andando a fare o robe simili, però... Vabbè, Atreus e l'ingenuità dei ragazzini. Eccoci. Vivi in un albero? Non dentro, sotto. Hamala! Guarda! Mi accosto! Ma che diavolo! Oh. È buono? Ragazzo. Te l'assicuro, è buono. Sono sbalordita. What the fuck? Molto buono. Ma è meraviglioso. Wow. Ok, tutto ciò fa molto God of War, ragazzi. Se anche le creature sono gigantesche, che figata. Ehi! Veloci. Calma, calma. Calma, calma. Poggia la terra sul simbolo. Oh no, sta sanguinando. Tienilo fermo. Vivi da sola? È meglio per me. Già, neanche a mio padre piace la gente. Ragazzo. Beh, tienilo fermo, se no si farà male. Così. Tranquillo. Mi servono due cose. La radice rossa che cresce dietro la casa. Me ne porteresti un po'? Il coltello. Vabbè. Che altro? Io. Lo so che sei un dio. Non di questo regno, ma non c'è ombra di dubbio. Lui non lo sa, vero? Della tua vera natura. O della sua. Questo non ti riguarda. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Io lo so. Quando ti troveranno... E lo faranno. Ti renderanno la vita difficile. Il ragazzo vorrà delle risposte. Questo è un problema mio. Qualsiasi segreto sia, non lo proteggerai per sempre. Ma hai ragione. Questo non mi riguarda. Mi serve il crescione dei prati. È in giardino i petali bianchi. Solo una manciata. Bene. Crescione dei prati. Cioè, ragazzi, in pratica noi speravamo di fare tutto, no, per i cavoli nostri, senza che nessuno si accorgesse di noi. E adesso arriva questa tizia che anche lei ha capito che siamo quello che siamo. Ha capito anche che il ragazzo non lo sa. E vai. Va bene, andrò a recuperare il tuo crescione dei prati, anche se non ho la minima idea di che aspetto abbia. Petali bianchi. Ah, qua c'è del pesce, ok. Da lontano mi sembrava un fiore. Come non detto, va bene. Chi l'avrebbe mai detto che Kratos si sarebbe messo a cogliere dei meravigliosi fiorellini come questi? Oh, che cosa dolce. Ah, ok, basta così, solo una manciata, va detto giustamente. Torniamo da Atreus. Atreus, sei già qua dentro? Oh, ma sta povera creatura riesce a curarla? Oh. Il crescione, bene. Eccolo. Hai anche qua la radice rossa? La cerca il ragazzo. Forse gli serve aiuto. Per l'unguento servono entrambi gli ingredienti. Ok, va bene, va bene. Vado fuori direttamente da Atreus, come mi diceva giustamente l'obiettivo. Ragazzo, che fai?
Che sta succedendo? Non riesce a prenderlo. Ecco qua. Ti serve questo? L'hai perso. Cioè, ti è caduto. Mi è caduto? Quando inseguivi quell'animale. Ma cosa mi succede? Se l'avessi perso. Ma tu l'hai perso. Dai, però, non farlo sentire troppo in colpa. Piuttosto digli, vabbè, stavolta è andata così, per fortuna l'ho trovato io, ma dalla prossima, mi raccomando, stacci attento. Benissimo, radice raccolta e fiorellini raccolti, possiamo tornare dalla cara strega dei boschi. Ma avrà un nome sta signora? Va bene, speriamo riesca a curare sto povero animale. Ci siamo, eccoci qua. Ce l'abbiamo. Proprio quello che mi serve. Ora si salverà. Sì. Allora noi partiamo. Aspetta. Non senza questo. Senza che? Ehi, che fai? Vuoi la solitudine? Questo simbolo vi nasconderà da chi può ostacolare il vostro viaggio. E perché ci dai una mano? Lui. Lui. Emily. C'è una scorciatoia sotto la casa che vi porterà fuori da questo bosco. Seguite questo sentiero e poi la luce del sole. Ok. Grazie. Ci rivedremo. Se e quando lo desidererai. Su, vai ora. Vai, ragazzo. Minchia, lui imperturbabile, ragazzi. Cioè, la guardava con uno sguardo d'odio. Dovrebbe condurvi alla strada per la montagna. Usate la barca. Aspetta, prendi. Ti servirà per orientarti in luoghi sconosciuti. E ti condurrà sempre verso i tuoi obiettivi. Ah, ok. Bussola della strega. Ah, ok, in pratica. Ah, si è aggiunta. Va bene. Perfetto, per tenere d'occhio comunque l'obiettivo. Ci indica la distanza dall'obiettivo. Lui, dicevo, ragazzi, quando lei gli ha detto no, ti do questo simbolo. E lui la guardava, regà, torvo. Cioè, come a dire, mi fido, non mi fido. In effetti, una non barca. La conosciamo. Una barca! Gli dei mi hanno donato una barca. Però, intanto, guardiamo qua intorno. Che? Incubo, occhi aperti. What? Uccidi gli incubi, esplorando i vari territori, ti imbattere in altri mostri, sembianze di bulbi oculari fluttuanti. Che bello. Vabbè, è un obiettivo anche questo, ragazzi. Ok. Incubi. Ci siamo. La mamma me ne parlava spesso. Non pensavo potessero essere reali. Incubi. Sì. Causano incubi alle persone. Madre mi raccontava storie sugli incubi finché iniziai ad averne. La cosa mi imbarazzava, ma lei mi diceva che gli incubi fanno parte della vita di tutti e che a volte la bellezza si trova anche nell'orrore. Ok. Vedeva sempre il lato positivo in ogni cosa, persino in quegli inquietanti e mostriciattoli fluttuanti che si posano sul petto di chi sta dormendo per nutrirsi delle sue paure. Interessante. Oh, forse... Oh, questo brilla però. Vorrei capirglielo più. Oh, poverino. Continua a dire che questo coso brilla. Non ci posso fare niente, vero? No, vabbè, niente. E ok, allora, prima di procedere, ragazzo, aspetta un attimo, scusa, Qua c'è qualcosa. Atreus, qui. Ah, qua possiamo scendere, però. Noi siamo arrivati da lì. Questa cosa qua. Non si può toccare a quanto pare. Allora, prima di andare avanti, vieni ragazzo, vieni. Che qua si può scendere. Vediamo cosa c'è. Oddio. Ci aspettano tanti cari amichetti, sembrerebbe. Ecco qua, infatti. Sì, ragazzo. Va bene. Stai tranquillo,
E come sempre ci pens e ci pens. Allora, noi nell'acqua non possiamo entrare, immagino. Beh, immagino bene. Quel forziere. Aspetta un attimo, però. Qua possiamo interagire con sto coso. Per spingere o tirare. Oddio, che faccio? Beh, sì, lo è. Non sembrerebbe. Mi stai prendendo per i fondelli, ragazzo. Adesso non mi far arrabbiare, Non ti conviene vedermi arrabbiato. Di nuovo le mani in mezzo ai morti marciulende. Acciaio, benissimo. Ma quindi questo lo possiamo per caso, mi domandavo, per caso buttare in acqua? Giusto per sapere, Magari ci fa da piattaforma. Io continuo a spingere, non si sa mai. Ma visto che non sembra tanto pesante, perché non viene a spingerlo te, Che dici? Ci proviamo? Non toccare l'acqua. Benissimo. Perché? Sai cosa c'è sotto? No, è buio pesto. Allora non toccare l'acqua. Non disturbare l'acqua. Se Mary e Pepino avessero sentito e voluto veramente ascoltare queste parole, non sarebbe successo tutto quello che è successo. Allora, fino a qua, ok. E niente, ragazzi, questi globi che brillano a qualcosa serviranno, ma evidentemente non li possiamo usare adesso. Mi sa proprio di no, quindi forse, probabilmente, ci potremo tornare dopo. Spero, ragazzi, spero. Cioè, ce n'era uno uguale prima, quindi a qualcosa probabilmente serviranno. Solo che non possiamo interagirci adesso, quindi distruggiamo un po' tutto nel frattempo. Anche questa roba qua che, non lo so, fa un po' schifo. Non ci possiamo far nulla. Qua non possiamo saltare. Qua invece sì. Opla, baccata, qua c'è un bel forziere che brilla. Wow. Ehe, quanti tesori. Talismano vitalità concentrata fa ottenere un bonus di vita. Ah, è un talismano, va bene. Premi L1 più cerchio per attivare, fa ottenere un bonus di vita. Quindi per un periodo limitato, suppongo, no? Ok, i talismani si praticamente utilizzano tipo con i vestiti, ragazzi. Quindi non c'entra niente con il Leviatano. Ah, ok. Quindi il tasto L1, ragazzi, serve principalmente sì per proteggersi, ma anche appunto per attivare le rune e il talismano. Va bene, cercherò di tenerlo a mente per quanto mi è possibile. Va bene. Procedemos. Qui c'è la barca. La vedo, ragazzo, la vedo. Ho anch'io gli occhi, grazie al cielo. Intanto faccio un po' di distruzione, giusto per divertirci un po' così a caso. Andiamo, ragazzo. Ora arriveremo presto alla barca verso la luce del giorno. Non mi sembra vero che sono qui a fare tutto questo. Stai buono. Pensavo non sarei mai uscito dal bosco. Talvolta da me. Non incolparti della tua malattia. Sì, lo so. Volevo solo dire che è tutto fantastico. Questa cosa, ragazzi, non l'ho ancora capita, ma perché probabilmente verrà spiegata più avanti. Perché Atreus ha ripetuto a Kratos diverse volte: adesso sto bene, una roba del genere. Quindi non puoi incolparti della tua malattia. Evidentemente ha avuto qualche problema di salute che lo ha tenuto lontano dall'ambiente esterno per un po', probabilmente. Comunque qua non possiamo andare, ragazzi. Qua sembrerebbe essere tutto chiuso. Qua è chi ci sale, figuriamoci. Qua, vabbè, siamo appena partiti. Ok, direi di procedere da questa parte. Tutto sicuramente sarà spiegato a tempo debito. Se quindi cadere per raggiungere il tuo prossimo obiettivo. Infatti, ammazza, 350 metri. Anzi, pare che ci stiamo allontanando, ragazzi. No, adesso basterà girare. Seguiamo la luce del giorno. Eccola qua. Ecco la montagna. Guarda come siamo vicini. Questa è acqua di mare. Come lo sai? Non senti l'odore? Se questo è l'odore, il mare puzza. Vabbè, probabilmente perché qua ristagna un pochettino, probabilmente. Se no il mare di regola un buon odore. Buon odore di salsedine. È Thor. Thor. Dove? Il dio del tuono. Dove? Esatto. Dove? Non pensavo che ascoltassi quando mamma parlava degli dei. Ogni tanto. Ha mai parlato di uno che non provava dolore? Oh, credo che sia Baldur. Baldur. Un dio Æsir, figlio di Odino e Frigg. E Odino è il re. Esatto. Perché me lo chiedi? Elena risponde. Quindi quello che abbiamo affrontato era Baldur. Abbiamo appena letto che mi sa il fratello di Thor. Ah, figlio di Odino.
Ah, le belle notizie. Va benissimo. Allora, seguiamo il nostro obiettivo, ragazzi. Andiamo di qua. Allora, seguiamo quella luce là in fondo. Mi sembra di vedere qualcosa. Esamina la statua splendente. Sì, sì, la vedo. Andiamo a vedere di che si tratta. Ok, quindi se è un dio mi sembra strano che Kratos sia riuscito ad ucciderlo. Che dicono? Non riesco a leggere. Come non riesci a leggere? Siamo qua. Provaci adesso, figliolo, forza. Dice: sacrifica le tue armi al centro dell'acqua. Risveglia di nuovo la culla del mondo. Cosa? Gettare le nostre armi nell'acqua. Immagino che non sia un problema per te. Hai intenzione la di mia farlo? Torna. Ma la culla del mondo perché? Cioè, in che senso? L'ha fatto davvero. Lascia, non è tornata indietro. Che succede? Che succede? Vieni da parte! Ok! Ma che cacchio succede? Oh, c'era un bel tempo fino ad un attimo fa. Che capiterina è successo? Che cos'è? What the fuck? Il serpente del mondo. What? Anche la statua di Thor. Però ora lo vedo molto meglio. L'acqua è calata quando il serpente è emerso. Oh, ora c'è una spiaggia che prima non c'era. Vedi? Ecco la montagna. Guarda, quella costruzione va dalla montagna fino al Tempio Dorato. Era tutto nascosto sott'acqua. A parte la statua. Per fortuna, no? C'è anche un molo. Laggiù, vicino alla bandiera. Prima partiamo, vero? Saremo i primi a mettere piede qui dopo chissà quanto tempo. Sai chi è quel serpente? È uno dei giganti. È aspetta. Così. Cioè, ragazzi, è stata una cosa wow! Degna di God of War! Oh mio Dio! Mio Dio, ragazzi, mio Dio. Continua a stupirmi. Serpente del mondo. Abbiamo appena risvegliato il serpente del mondo di Midgard. Papà pensava che avrebbe cercato di divorarci, ma mamma diceva sempre che Jormungand era un gigante amichevole. Ha provato a comunicare, ma non era in grado di capirlo. Chissà se quella è la lingua di tutti i giganti? Non sembra molto interessato a noi. Vorrei potergli parlare, ho così tante domande da fargli. Da dove viene? Cosa fa tutto il giorno? Cosa mangia? Forse possiamo trovare un altro modo per parlargli. Lungo che può avvolgere tutto il mondo e mordersi la coda. Stai esagerando. Forse. Per me era enorme. Beh, non per te. Lo è! Cioè, guardalo lì! E arriva fin là in fondo, ragazzi! Cioè, è una roba... Vabbè, allora, stava immerso, giustamente tutta l'acqua si è abbassata perché lui era immerso. È davvero gigantesco! Per questo che lo chiamano del mondo, Dio santissimo! Wow! Allora, ragazzi, per oggi ho finito il mio tempo a disposizione per registrare, ma... Cioè, ogni cosa che succede in questo gioco, ragazzi, è capace di stupirmi. Abbiamo incontrato anche questa strega del bosco, un personaggio molto criptico, non abbiamo saputo niente di lei. In effetti, chi sia... Perché fosse lì e come facesse a
sapere che Kratos è un dio, come facessi a sapere che Atreus non sa niente di questa cosa. E adesso sto serpente del mondo, cioè wow, quante altre cose incredibili dovranno succedere, non lo so, non vedo l'ora. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E buon a tutti ragazzi da Giocherino, ciao!